Mi raccomando ragazzi, stiamo andando alla grande, oggi tocca al Napoli, quindi mi raccomando un bel mi piace e ascoltatemi un attimo che avete la possibilità di vincere la maglia di Cristiano Ronaldo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui di nuovo con la carriera con la Juventus ragazzi. Oggi episodio importantissimo perché andremo a sfidare il Napoli ragazzi di mister Ancelotti. Quindi mi raccomando ragazzi, lasciate un bel mi piace al video che tutti i giorni alle 14.05 appunto, se supportate la serie, vi porto un nuovo episodio. Oggi ragazzi volevo lanciarvi questo contest proprio per voi e chi segue questa carriera qui. La maglia di Cristiano Ronaldo, quella che sto indossando adesso, quando finirà la stagione vorrò appunto darla a uno di voi. Come potete fare per partecipare a questo contest? Basterà che passate in descrizione, scaricate OneFootball dal link che c'è in descrizione, quindi mi raccomando, se avete già OneFootball sulla vostra cellulare cancellate l'applicazione e scaricatela dal link che c'è qui sotto in descrizione. Ovviamente mi dovete seguirmi su Instagram, dovete lasciare un commento qui sotto a questo video con un numero da 1 a 10.000, quindi prenderò un numero appunto di queste persone che commenteranno appunto il video. Chiaramente se ci saranno dei numeri uguali prenderò il primo che ha commentato, perché la maglia è solo una. Mi raccomando, semplici passi, ovviamente lasciate un bel mi piace a questo video e ciao ragazzi, andiamo dentro, andiamo subito a giocare la partita contro il Frosinone. C'è il turno infrasettimanale questa giornata qui, il pad non va, è scarico, anzi no, è partito. Ok, turno infrasettimanale dicevo, quindi facciamo giocare la formazione titolare adesso, facciamo un po' di turnover a metà settimana e poi nel weekend che appunto dobbiamo giocare contro il Napoli andiamo a giocare con la formazione ultra titolare. Direi di giocare sempre con questa coppia qui che mi sta piacendo un sacco, ovvero, perfetto, adesso le ho caricate, c'è tutto a posto. Dicevo, coppia Ronaldo Timo Werner ragazzi, con Douglas Costa a destra e Timo Werner ultra titolarissimo. Mettiamo ovviamente Kean però in panchina, sennò poi rischiamo di rimanere senza uomini. Direi di metterlo a posto di Cuadrado, tanto c'è il buon Berna. Ci siamo ragazzi, mi raccomando un like, andiamo a giocare Frosinone Juventus. Niente riscaldamento oggi, forse ce lo fa vedere solamente quando giochiamo in casa, anche se mi ricordo quando ho giocato al Tardini contro il Parma mi pareva che ce l'avessero fatto vedere. Comunque ecco qui l'entrata in campo dei nostri giocatori ragazzi, ci siamo, tutto pronto, skippiamo la solita intro, carichi come non mai ragazzi da Fuse Gamer oppure da Isector e andiamo dentro con la partita. Buona la palla qui, mamma mia ragazzi, Milinkovic Savic, quanto sei una bestia. Timo Werner, attenzione, c'è il compagno di là, c'è il compagno, Paolo, madonna mia, deviato, no non è deviato, ha tirato lì così e ha digrignato anche i denti. Arbitro, occhio al lancio di là. Oh, è buonissimo questo lancio, mamma mia, tiro al volo, spettacolare. Se prendevo gol così, chapeau, veramente tanti applausi. Timo Werner può provare di lì la bomba con esterno il palo, madonna mia, perché? Perché mai una gioia, oh. Pogba si gira bene, attenzione Pogba che parte con questo, la palla lì, madonna mia, sto mezzo pallonetto di destro di Dybala. Milinkovic Savic, attenzione, Ronaldo chiede la palla, eccolo lì, CR7, c'è l'altra parte da Douglas Costa che viene visto col destro da Douglas Costa. Douglas o Douglas o come volete, Costa con il destro che non è anche il suo piede. Ma quanti gol ti sta facendo Douglas Costa ragazzi, veramente veramente un macello qui, preso dai compagni, l'euforia di tutta la squadra perché si va in vantaggio. Ronaldo qui come sempre, il cross al bacio e qui Douglas Costa col destro, time finishing, papam, deve solo metterla dentro, rimbalza la palla davanti al portier che lo scavalca così 1-0 al 24esimo. Attenzione per la Frosinone qui, bella la palla, attenzione, gol subito, c'è Zititi subito, come fuori gioco? Dai che è fuori gioco. Ronaldo, attenzione, che parte, c'è Douglas Costa sempre sul secondo palo che sta arrivando. Pensavo gli arrivasse meglio sta palla, eh. Ronaldo recupera la palla, attenzione, chi è? Dybala chiede il pallone con giusto, palla fuori, come ho fatto a sbagliare questo tiro? Finisce qui il primo tempo ragazzi, potevamo forse fare un gol in più, quello dove Paolo Dybala appunto ha sbagliato. Comunque manca tutto il secondo tempo. Va, dall'altra parte c'è Ronaldo, attenzione Ronaldo che chiede la palla col destro al giro, palo fuori, madonna mia, anche qui Cristiano ha provato a mettere, è stata anche deviata, incredibile, oh. Andiamo Pogba allo stacco, dai, nello scorso episodio ha fatto un botto di gol. Andiamo lì col destro, messa dentro e vabbè dai, è anticipato di nuovo. Chi c'è lì? Chiellini, non posso tirare con Chiellini. Ma con Milinkovic Savic, sì! Qui è per Werner, attenzione Werner col destro, madonna mia, ma perché non riesco più a inquadrare la porta? Siamo lì, attenzione, Douglas Costa, dall'altra parte, chi è? Ronaldo?
Una serie di skill. Poi c'è Paul Pogba che non riesce a staccare. Calcio d'angolo, siamo all'88esimo, ultime azioni praticamente. Andiamo qui a cercare la testa di CR7. La rovesciata di Ronaldo, madonna mia che rovesciata. Finisce qui la partita ragazzi, 1-0. Non sudato in realtà, cioè sudato perché potevamo fare altri 1000 gol seriamente. Cioè ci siamo mangiati, non mangiati, però ore parava o altro. Abbiamo massacrato questo Frosinone, è entrato solo un pallone. Guardate lì, 21 tiri, 12 in porta. Comunque l'importante è che non abbiamo né pareggiato né perso. Prossima partita ragazzi contro il Bologna. Andiamo a giocare contro il Bologna, però facciamo un po' di turnover perché, come ho detto prima, la prossima partita sarà contro il Napoli. Quindi ovviamente dobbiamo cercare di mettere su tutti i nostri panchinari per appunto far riposare i nostri giocatori. Comunque non vorrei dire, ma adesso Perin è 85 e Szczęsny 84, quindi Perin mo diventa titolare. Guardate qui che squadra, che turnover, cioè gioca anche Berruatto e Spinazzola giocano. Vi dico solo questo, Juventus Bologna. Tutto pronto qui, Cuadrado inquadrato che si riscalda, pronto per questa partita. Cuadrado che potrebbe essere uno dei protagonisti, visto che mancano tutti i nostri top player. Di qua il numero 11 del Bologna, ragazzi, che è? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Tutto pronto qui, ragazzi, all'Allianz Stadium. Bernadeschi inquadrato. Keane, anche lui, potrebbe fare la differenza. Chi lo sa, potrebbe essere protagonista. Ma lo scopriremo chiaramente tra pochissimo. Keane. Qui dall'altra parte. Bellissima questa palla! Cos'era? Chi è che ha tirato? Rugani, ma che ci fa Rugani in attacco? Finisce qui il primo tempo ragazzi, 0-0, non troppe emozioni, non dico che siano giustificabili per la rosa che è scesa in campo, comunque c'è ancora tutto il secondo tempo da giocare. Bella sta palla, vai Berna, dall'altra parte chi c'è? Cuadrado, benissimo così, attenzione Cuadrado, potrebbe metterla in mezzo, lo fa, c'è chi dall'altra parte che ci arriva, madonna mia sto portiere l'ha presa. Partiamo bene così, bravi, Bernardeschi nello spazio, c'è chi dall'altra parte. Cos'era quel passaggio? Taglielo alto sul secondo palo che arriva Berna. E Keane che la mette dentro, Berna. Emre Can, prova a piazzarla lì, Emre Can! Emre Can! Col piattone! Vamonos! Grande Emre Can! Qui è venuta una giocata un po' a caso perché il passaggio non era indirizzato per quello dentro l'area ma direttamente per Emre Can. Però quello dentro l'area gli ha fatto la sponda, adesso lo rivediamo insieme. Ed Emre Can ha avuto il tempo tranquillo, vedete qui, gli è arrivata lì a Bernardeschi, ha avuto il tempo di capire dove piazzare il pallone, ha guardato il portiere, ha guardato gli spazi che aveva, insomma l'unico buco disponibile l'ha messa lì, dove il portiere era coperto e non ci poteva arrivare. 1-0 Emre Can. Vai, fai un cross fatto bene, dove c'è King? Che stacca, mamma mia, questo, sto portiere, poteva segnare King in due occasioni, tutte e due la parata. Bernardeschi, attenzione col destro centrale. La partita comunque ormai dovrebbe essere finita, infatti finisce qui la partita, 1-0, vittoria proprio lì al pelo, limitata, cioè al minimo, insomma, minimo di indispensabile abbiamo fatto in questa partita. Bologna che comunque siamo stati bravi a difendere, non ha tirato in porta, l'importante è quello, 1-0 e adesso partita contro il Napoli. Eccoci qui ragazzi, siamo pronti a giocare contro il Napoli. Napoli, così facciamo così perché giochiamo fuori casa, gestione squadra, mettiamo dentro il buon Timo Werner, è il turno infrasettimanale qua, quindi comunque i giocatori sono tutti abbastanza stanchi, però ci siamo ragazzi, Juventus-Napoli, partita molto importante per il campionato. Tutto pronto qui all'Allianz ragazzi, Ronaldo, Chiellini, Dybala che si scaldano, fanno un torello qui, Dybala, Chiellini che prende la palla appunto su Douglas Costa, Insigne qui dall'altra parte insieme a Mertens credo, Koulibaly. E poi, non lo so, fatemi sapere se questo qui di spalle, appunto, secondo voi, può essere Dries Mertens. Tutto pronto, ragazzi, ci siamo. Alex Del Piero, là, nella coreografia, non c'è più Cristiano Ronaldo, ma c'è Alex Del Piero questa volta qui, lì sulla destra, come state vedendo qui sotto di me, se riuscite appunto a vederlo. Ci siamo, ragazzi, l'entrata in campo di questi 22 campioni. È tutto pronto, Chiellini sta, deve stare attento a Koulibaly, l'ultima volta, insomma, c'è stato Juve-Napoli. È stata purgata la Juventus al 90esimo proprio da Koulibaly, quindi stiamo attenti e concentrati. Cancelo, Cancelo salta gli uomini, Ronaldo c'è sul secondo palo, attenzione, sta arrivando Ronaldo! Ok, segna la palla dentro, rimane lì, calma, ok, non ho neanche messo Superin che avevo detto che era diventato più forte, di Szczęsny. Ok, attenzione. Rimane lì la palla, mamma mia che era Diawara, che si è sparata quella rovesciata lì in aria, così che poteva insomma colpirci all'improvviso.
palla fuori, rimessa al fondo. Pogba recupera il pallone, attenzione, chi è? Timo Werner prova a piazzarla con il nostro Mereccia. Va allo spazio per caricare la bomba. Traversa piena. Ma che sfiga, mamma mia, povero Paul. Guardate lì che lui ce l'ha il tiro dalla distanza. È stato anche... no, è stato deviato ed è andato sulla traversa. Calcio d'angolo. E qui abbiamo rischiato di metterla dentro, seriamente. Madonna mia, Meret, qui esce così. Eh sì, Chiellini. Tiriamo col piattone, Chiellini. Vabbè, non aspettavo chissà cosa. Comunque, finisce qui il primo tempo, ragazzi. Primo tempo abbastanza. Ci sono stati due o tre tiri che hanno fatto veramente emozionare entrambe le parti. Comunque, mancano ancora 45 minuti. Quindi concentratissimi al 200%. Ronaldo. No, no, perché Timo Werner non è continuato la corsa? Douglas Costa chiede la palla, allora diamogliela. Bravissimo. Dai che ci arrivi, Douglas. Mamma mia, quanto sei forte, Douglas Costa. Attenzione, Costa, dentro l'area. La mette dentro. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Attenzione a Ronaldo adesso. Ronaldo a spazio. C'è Dybala in mezzo. Vai, Werner, ti prego. Dalla Dybala. No, 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 perché tra tutti a lui? Perché? Eravamo in 3 contro 1. Attenzione adesso, occhio. Qui è l'ultima azione, ragazzi. Quindi o pareggiamo. No, non dimmi che rigore. Mamma mia, ti ammazzavo. Finisce qui la partita, ragazzi. 0-0 contro il Napoli. Speravo ci fossero più occasioni da rete da entrambe le parti. Comunque, la partita che è stata abbastanza equilibrata. Ha avuto più il pallino del gioco, probabilmente il Napoli, con quel 59% di possesso palla. La prossima partita, ragazzi, sarà contro il Tottenham, quindi veramente veramente importante. L'episodio di domani alle 14:05. mi raccomando, se volete partecipare al contest per vincere la maglia di Ronaldo, ricordatevi di fare le cose che vi ho detto. Scaricate OneFootball, link in descrizione, shop delle maglie col codice OM, avrete uno sconto pazzescamente incredibile. Il codice è stato riattivato, quindi funziona tutto. Ragazzi, grazie mille del supporto che state dando a questa carriera, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.